Oggi vi parliamo del nostro super blender. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi vi farò vedere come mi girano le lame. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui. Oggi una simpatica video recensione su questo splendido macchinario, il blender della Steinborg MP3.0 modello HY200. Oh yeah. Questo è un regalo che mi sono fatta, che desideravo da tantissimo tempo. Lo vedevo in tutte le case delle youtuber americane quando facevano i What Ate in a Day. E, poteva mai mancare nella nostra casa? E io mi invidiavo, non è vero? Però dicevo, quel coso deve essere fantastico. Gli devi finire la mano dentro a queste qua. No. Niente, poi smanettando su internet, perché in Italia trovare i blender, quelli veri, quelli con un voltaggio abbastanza sostenuto, è difficilissimo. Perché voltaggio? Vattaggio. Oh, quanto sei pignolo! Quelli che, a cui le lame girano vorticosamente. Da 1,21 è difficile giga, trovarli, perché non è che tutti hanno un marito come Gabriele. Quindi, allora, per fortuna vostra, direte voi. E allora mi sono messa a smanettare su internet e ne ho visti vari. Tra i vari che abbiamo visto, facendo un 2 più 2, 4 più 4, guardando il wattaggio, il prezzo, il voltaggio, gli accessori, le recensioni. E soprattutto il fatto che avesse il bicchiere in plastica, perché so che vanno molto quelli col bicchiere in vetro, ma io preferisco il bicchiere in plastica. Ho il problema della plastica che potrebbe opacizzarsi, cosa che comunque è un problema assai relativo. Secondo poi è troppo pesante con la borraccia in vetro, sì, una volta che pesante, si riempie diventerebbe una cosa enorme, e di solito uno in cucina smanetta sempre con le mani un po' bagnate, quindi io ne userei un boccale a settimana. Quindi tra tutto quello che abbiamo visto, questo ci sembrava il più idoneo. Ve ne descrivo le caratteristiche alla femminina, diciamo così. Alla femminina. Più che alla femminina, da donna che lo usa. Poi magari lui vi dirà le caratteristiche c'è un bimbo qua sotto. Poi no, lui magari le caratteristiche ve le mettiamo qua sotto, tecniche. Le caratteristiche tecniche invece ve le scriviamo nel box informazioni, perché sono un po' noiose da ascoltare. Sì, noi vogliamo fare un video easy, partiamo un video che possono capire anche dal... le pietre. Allora, partiamo dal prezzo. Quant'è il prezzo? 100 no, 99. 100? Cominciamo subito e cominciamo dalla cosa che più mi ha allettato. Il prezzo costa soltanto 86 euro. Io l'ho preso su Amazon, e quindi voi sapete che su Amazon ci sono delle piccole variazioni di prezzo, certe volte anche grandi, ho visto, con dei prodotti tipo la spazzola per i capelli, ma di solito piccole, che si aggirano ai 2 euro, 4 euro. Quindi perché io, per esempio, mentre lo avevo nel carrello, perché ci ho pensato un po', mi è scivolato nella zona variazione prezzo un paio di volte. No. Una volta era aumentato di 3 euro, ragazzi, una volta era aumentato di 3 euro, e una volta era diminuito di 4, e l'ho preso quando era diminuito di 4. Di 4? E allora vediamolo insieme. Intanto ha una capacità di 2 litri, e questa è una cosa fantastica. La brocca è giustamente pesante, diciamo che non è una pesantezza tale da stancarvi nello spostamento, facilmente svuotabile, ora vi dico. È dotato di 6 lame all'interno, di cui 4 a croce e altre 2 messe sotto proprio quelle a croce, quindi non le vedrete a stella le 6 lame, ma vedrete sempre una croce. È che sotto un paio, queste che vi metto verticali, c'è un'altra lama che punta verso il basso, in modo da fare quel movimento rotatorio e inglobare tutto al suo interno nel frullare. Il perno sottostante è di metallo, non di plastica, quindi cosa fantastica. Stessa cosa qua. È la stessa cosa appunto nell'aggancio. Il modo di inserire il frullatore, la brocca all'interno del corpo motore è semplicissimo. Questa è una cosa che io ho trovato di una comodità pazzesca. Voi sapete che i frullatori di solito si mettono, si girano e devono avere sempre lo stesso verso. Lui no, lui lo potete mettere così, così.
ma lo potete mettere così, ma lo potete mettere così, quindi a seconda da quale lato arrivate, a Brava. Seconda di quello che riempite, quindi non avete bisogno. È comodo anche per i mancini, anche per gli atei, anche per quelli là che sono vegani. Che il motore si attiva facendo entrare un pernetto qua sotto, e il perno è fornito su tutti e quattro i lati, quindi non è a vite ma è a pressione del perno ed è fantastico. Il tappo è meraviglioso perché anche il tappo ha una funzione che mi è piaciuta tantissimo, innanzitutto perché è di gomma, è molto impermeabile una volta che è infilato dentro la brocca, ma è morbido. Questo vi dà la possibilità, vi faccio vedere, di inserirlo facilmente così, e così da qui non lo schioda più nessuno, e quando potete inserire i vostri alimenti più piccoli da sopra, e soprattutto con questo strumento potrete spingere verso le lame, sei proprio sciocco, potrete spingere verso le lame tutte le cose che non vengono catturate dal vortice lì per lì. Questo per esempio è utilissimo quando frullate il ghiaccio, quando frullate le cose più dure. Questo strumentino si inserisce e si fissa inserendosi in questi due è il tappo, si chiama inserino, si chiama affarino, si chiama tappo. Si inserisce tra questi due spessorini e lui sta fermo e non si muove mentre il frullatore frulla. Per aprirlo, guardate, basta fare così, è molto semplice, quindi non bisogna, in pratica in questo coso non bisogna svitare nulla, né girare nulla, è tutto a pressione ed è comodissimo in cucina. Bene, poi passando al motore, abbiamo un tasto di on e off, naturalmente acceso e spento, e questo è per il tasto a ciclo continuo, e quindi una volta che voi lo accendete potete decidere il numero di giri del motore, arriva a un massimo di 32.000 giri al minuto, l'ho contato io personalmente, anzi forse sono 33.000. Allora io comincio sempre a giri minimi, poi aumento una volta che ha cominciato a roteare, ma potete anche cominciare direttamente dal massimo, io faccio così per non fare, per evitare schizzi, cosa che comunque non mi è mai successa. Quando la cosa da frullare è un po' più ferma, un po' meno liquida, allora io uso la funzione pulse. La funzione pulse è un pulse. È un pulse, dà praticamente il massimo dei giri subito in un attimo. Fa vum vum, e quindi le cose vedete scatto, che dentro proprio volano all'interno. Magari per fare andare la parte che si è sedimentata sopra, insomma per fare girare fisicamente le cose. Il pulse è fantastico per gli ingredienti duri tipo nocciole, noccioline, il ghiaccio, ve lo trita col pulse in un attimo, tutti quegli ingredienti che appunto non hanno liquido di per sé e quindi hanno bisogno di essere rimestati da una botta di vita. Benissimo. Il filo è abbastanza lungo, è all'incirca un metro e ha questa presa. La classica presa degli elettrodomestici, quindi è facile, lo potete subito collocare nelle vostre case. Ma adesso basta parlare, andiamo a vedere come si comporta dal vero. Un velluto, solo zucca, senza aggiungere nient'altro. Capite bene come potrete fare delle vellutate senza burro, senza formaggi aggiunti, ma soltanto di zucca. Fantastico, o di qualunque altra cosa voi vogliate. Adesso vi dico la cosa per cui l'ho usato di più in questo periodo. Raccontaci un aneddoto. No, vi dico per cosa l'ho usato di più. Per fare le torte, metto tutti gli ingredienti qua dentro, do una prima ripassata con i giri a 4, dopodiché
3 pulls e poi giri a manetta e in 3 minuti le torte sono tutte pronte, tutti gli impasti tipo margherita. Sporco solo questo perché metto questo sulla bilancia, verso dentro tutti gli ingredienti e poi pulso. Poi verso direttamente nei portamuffin oppure tutto in un'unica tortiera. A chi lo consiglieresti? A tutti, è comodissimo. Se siete sportivi, se siete persone che si fanno tantissimi frullati, i frullati li fa in un attimo. Se siete persone che badano al mangiar bene, con questo potete fare qualunque cosa. Se vi piacciono le granite, se volete farvi gelati con la frutta congelata, le minestrine. Qualunque sta cosa è fantastica. Io mixer e frullatore, che sono due strumenti diversi e che uso per cose diverse, li ho sempre avuti in cucina. Una volta i frullatori erano in combo con il mixer, io ne avevo uno bellissimo. Me lo ricordo. Che c'aveva il mixer, il bicchiere e il frullatore. E io li usavo. Nel periodo del Titanic? No, era fino a 10 anni fa. Ah, benissimo. Ed era una cosa bellissima. Tra l'altro il mio aveva due motori separati, quindi io potevo usare frullatore e mixer. Da quando i mixer oramai li fanno solamente a bicchierone unico, a me il frullatore è mancato tantissimo. Beh. Oggi il frullatore ha avuto l'upgrade, si chiama blender ed è fantastico. Se anche voi sentite questa mancanza del fatto del mixer combo eccetera eccetera, questo è l'articolo giusto, e soprattutto questo è l'articolo giusto per il Natale, in previsione del Natale. Bellissimo regalo di Natale per tutte le signore. Una cosa, come pulirlo? Pulire le lame un pochettino qua sotto è difficoltoso meccanicamente, cioè andandoci con la spugnetta. Semplicissimo, io metto un boccino di sapone, dell'acqua tiepida, metto il bicchiere qua sopra e faccio andare al massima temperatura per 10 secondi. Beh. E il bicchiere è lindo. Beh. Non c'è più neanche una traccia, poi lo sciacquo abbondantemente e il gioco è fatto. È semplicissimo. Avrete anche fatto un buon sciroppo alla menta, giusto? No, sciroppo alla menta no, però è un buon metodo di pulitura. Bene. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Ricordatevelo tra i regali di Natale che possono piacere alle signore, ma anche alle signore più giovani, perché questo è un elettrodomestico più giovane. Mi pare ci sia in due colorazioni, sicuramente bianco, ma mi pare anche nero. Comunque, per tutte le informazioni vi lasciamo il link qua sotto nell'info box, da cui potete vedere tutto quello che vi abbiamo raccontato in maniera più tecnica. Bene, e dettagliata. Ok, e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao, che bello.